Ringrazio l'amico Guglielmo per avermi inviato l'articolo che segue su Wikipedia. L'attacco missilistico libico contro Lampedusa, lanciato il 15 aprile 1986 senza causare alcun danno, segnò una grave crisi diplomatica tra Italia e Libia. Ad essere lanciati contro il territorio italiano furono due missili SS-1 Scud in dotazione alle forze armate libiche, che avrebbero dovuto colpire l'installazione militare del sistema di radionavigazione Loran della NATO, situata sull'isola di Lampedusa come ritorsione per il bombardamento della Libia da parte degli Stati Uniti nell'operazione Eldorado Canyon. Quindi il sistema Loran era ancora perfettamente in uso nel 1986, nonostante la meravigliosa tecnologia dei satelliti di localizzazione. Prima di proseguire, ricordo che su Indice Alfabetico trovate diverse voci sull'argomento Loran, fra cui Faro di Cabo Frio 3 e Loran. Prima dobbiamo sapere che, secondo la fisica delle telecomunicazioni, tutte le onde elettromagnetiche, e quindi anche quelle radio, si propagano in linea retta. È confermato anche qui su Wikipedia nella voce radiopropagazione, collegamento in linea di vista tra due antenne con curvatura terrestre. Per chi non avesse già conoscenza, vediamo come funziona il sistema Loran. Il Loran, Long Range Navigation, dall'inglese navigazione a lungo raggio, è un sistema di radionavigazione terrestre tramite onde radio LF a bassa frequenza, che sfrutta l'intervallo di tempo tra i segnali ricevuti da tre o più stazioni per determinare la posizione di una nave o di un aereo. I primi Loran avevano un raggio di circa 1800 km, 1000 miglia, che grazie alla propagazione favorevole si estendevano a più di 5500 km, 3000 miglia, nelle ore notturne. Fermiamoci qui, ai soli si fa per dire 1800 km di distanza. Abbiamo visto che la propagazione delle onde radio si propaga in linea retta, ma guardate qui su Wikipedia cosa fanno vedere. Il sistema a lungo raggio consente di utilizzare rotte ortodromiche tra due punti qualsiasi, compresi nell'area di copertura. Nessuno venga a parlare di riflessione ionosfera, per favore. Le misurazioni sarebbero totalmente sfalsate, visto che la fascia della ionosfera si estende fra i 60 e i 1000 km, pertanto la posizione di qualsiasi nave sarebbe completamente inaffidabile. Chi ha già analizzato il sistema Loran è in grado di determinare perfettamente che le posizioni delle navi venivano localizzate molti decenni prima dei satelliti. Vi invito a prendere visione del video Loran. Individuavano la posizione delle navi prima dei satelliti, dove scoprite quanto dovrebbero trovarsi le navi dietro la curvatura a quella distanza e che non sarebbero e non potrebbero assolutamente essere raggiunte da qualsiasi onda radio trasmessa anche da antenne alte più di 300 metri. Wikipedia dice che la copertura è abbastanza buona in America settentrionale, Europa e nelle aree del Pacifico. E guarda, guarda, cerca, cerca, cosa si legge in questo articolo del 22 settembre 2014? Un passo avanti verso una navigazione marittima resiliente. Il problema è che il GPS e altri sistemi GNS sono tutt'altro che infallibile. È il Loran il supporto più valido. È attualmente disponibile o in fase di sviluppo una gamma di validi sistemi di appoggio, tra cui la navigazione inerziale, la radionavigazione basata su Loran, la modalità di rilevamento del segnale DGPS, l'EPLORUS e la localizzazione tramite radar delle navi dall'identificazione delle caratteristiche costiere. Ma leggiamo anche questo articolo del 2002 dell'Aviazione. Loran sì, sarà il salvatore del GPS? Fondamentalmente perché tutte queste organizzazioni e molte altre hanno riconosciuto un fatto importante. Mentre stiamo diventando sempre più dipendenti dal GPS in tutti gli aspetti della nostra vita, il sistema stesso non è perfetto e non possiamo fare affidamento su di esso totalmente in futuro. Cosa può fare Loran? Quindi come si inserisce Loran in questo scenario? Fondamentalmente Loran può fornire segnali stabili, ad alta potenza ed essenzialmente non disturbabili in tutti gli Stati Uniti continentali, CONUS, dal livello del suolo
all'altitudine sopra i jet, non soffre delle limitazioni della linea di vista VOR, DME o GPS. Avete letto bene? Dal livello del suolo. Quindi cosa dovreste capire da questi articoli? Che il sistema di navigazione non avviene assolutamente attraverso i satelliti come vogliono far credere, ma dal numero sempre più elevato delle celle di ripetitori per i cellulari. E chi si muove lontano dalle città o in mezzo alle vallate senza abitazioni sa quanto e come continuano a sballare i navigatori satellitari. Ciao, Dino, fate le vostre ricerche.